Ciao amici, oggi vediamo insieme i benefici di due ingredienti comuni, il bicarbonato e l'olio di ricino, e come usarli mescolandoli insieme. Sono curiosa degli effetti dell'olio di ricino. Immagino, ma l'olio di ricino ha numerosi benefici e non solo proprietà lassative. È un ottimo rimedio naturale per dolori e disturbi della pelle. Il bicarbonato è un alcalinizzante naturale, antisettico e antibatterico, una vera e propria miniera di benefici per gli alimenti e la cura personale. Ma vediamo questi benefici più in dettaglio. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Benefici del bicarbonato: 1. Migliora la digestione, combatte acidità e gonfiore. 2. Attenua il prurito e il fastidio delle punture di insetto. 3. Aggiunto all'acqua di cottura dei legumi, crea meno gonfiore. 4. Allevia dolori e infiammazioni dovute agli acidi urici. 5. Il suo pH alcalino sembra limitare la diffusione dei tumori. Ne hanno parlato a lungo e in modo controverso, ma la notizia non è priva di fondamenti scientifici. In descrizione il link a una ricerca pubblicata su Cancer Research. Questi sono solo alcuni dei benefici del bicarbonato. Per gli altri, guardate la mia playlist dedicata. L'olio di ricino non è da meno in quanto a benefici. Nel frattempo iscrivetevi e, se vi fa piacere, aiutatemi a divulgare la salute naturale abbonandovi al canale. In descrizione il link al mio sito, ai miei libri ed ebook e alle mie playlist video. 1. Applicato localmente dona sollievo a gonfiore ed ematomi. 2. Super efficace contro le smagliature, da applicare tutti i giorni. 3. Utile contro l'acne se massaggiato localmente. 4. Rimedio valido in caso di slogature alle caviglie. 5. Applicato sulle palpebre aiuta a rimuovere le escrescenze. 6. Allevia il dolore nella zona lombare come olio da massaggio. Ma non solo, mescolati insieme fanno un rimedio speciale. Ecco come usarli. Il mix di carbonato e olio di ricino rafforza e fortifica le unghie. È utile localmente in caso di unghie incarnite per disinfiammarle. Agisce anche contro le verruche. Ecco cosa serve in questo caso: mezzo cucchiaino di bicarbonato, 10 gocce di olio di ricino, nastro traspirante e garza per impacchi. Imbevete una garza nella miscela ottenuta e preparate un impacco. Appoggiate la garza sulla verruca e fissatela con lo scotch traspirante, da ripetere finché la verruca si sarà staccata grazie all'acido ricinoleico presente nell'olio di ricino e alle proprietà alcaline del bicarbonato di sodio. Se avete domande potete scrivermi nei commenti o sul gruppo Facebook Trendy e Sani. Vivi naturale e vivi meglio!